Buongiorno Alfa e benvenuto sul Music Italia, ciao! Buongiorno, buongiorno. Beh, innanzitutto credo che per te sia un momento davvero straordinario, perché dopo Cincin, dopo quello che è stato il singolo di Platino, adesso arriva un progetto estremamente particolare. Esattamente. La prossima canzone si chiama Wanderlust, esce l'11 ottobre. Per molti lo vivono un po' come un banco di prova. Io sono davvero curioso di vedere come andrà e diciamo che ci abbiamo messo il cuore su ogni cosa, su ogni dettaglio. Beh, quello che colpisce in questo pezzo forse più rispetto agli altri è proprio questa scrittura per immagini, perché già proprio all'inizio dove parli di queste lacrime nel mare, io credo che diano già l'idea di quello che vuoi dire, di quello che vuoi dare e soprattutto di quello che vuoi esprimere, magari anche citando quello che può essere la tua origine genovese, quindi il mare. Quest'estate è stato un periodo molto particolare della mia vita, essendo per Cincin e per mille altre cose. L'ho scritto in un momento di serenità, l'ho scritto in Norvegia, a Capo Nord, perché ero lì in vacanza con la mia famiglia, e è venuto tutto di getto. È stata una cosa molto bella il fatto che io nei mesi dopo mi sia chiesto come mai abbia scritto proprio quelle parole, però è stato molto, tutto l'ho scritto in 10 minuti, è stato proprio un getto, un flusso di coscienza. Sentivo che dovevo dire qualcosa e è venuto fuori questo. Beh, in effetti appunto sappiamo che la vita è una stazione, c'è chi viene e c'è chi va. Anche questa è una citazione semplice se vogliamo, ma comunque che dà già un'idea di quella che può essere la nostra volontà, questa volontà di evadere, la volontà di andare altrove e di rincorrersi anche, credo. Esatto, anche di cambiare. È un bel cambio di rotta. Sono contento della direzione che sta prendendo la mia vita. E mi rendo conto che ci sono persone che mi accompagneranno e persone che dovrò abbandonare. Però è anche questo il bello della vita, no? Il non sapere cosa accadrà domani. Beh, diciamo che quello che colpisce del tuo percorso è che comunque, da quello che ho letto, bene o male tu hai sempre comunque voluto lavorare con il tuo team di amici, il tuo team, nonostante tu abbia ricevuto anche delle proposte da producer, volendo anche più importanti, anche dei nomi proprio al sì, sì, ma loro fanno parte delle persone, come dicevo prima, che rimarranno, perché se siamo arrivati qui è perché siamo un gruppo forte e consolidato, ma non è un discorso di amicizia, quindi non posso tradirlo, stiamo bene assieme e lavoriamo bene assieme. Ma senti, ma la musica, sappiamo che è evasione, ma secondo te c'è stato un momento in cui la musica forse ha perso questa connotazione? Di evasione? Sì. Mai. Possono esistere pezzi che fatti magari in maniera più leggera, ma qualunque canzone per chiunque è in grado di offrire evasione, di distrarsi. Per me il concetto di evasione è distrarsi, dimenticarsi dei problemi e evadere la realtà. Essere felice anche solo alzando il volume in macchina, mentre sei sul bus e ascolti una canzone che ti piace con le cuffiette, quel momento lì è serenità pura. Senti, ma se ripensi per esempio a un anno fa, a come è cambiata la tua vita in questi 12 mesi, quali sono le tue sensazioni anche che provi proprio riguardando ai sogni magari che avevi 12 mesi fa? Ma quello che io mi sono fatto in quattro per arrivare fino a qua. Non mi sarei aspettato di arrivare sicuramente fino a qua in questa quantità di tempo, che è sicuramente poco. Però mi sono reso conto che sogno attira sogno, quindi non c'è un solo sogno. E quando ne esaudisci uno, ce n'è un altro. Quindi adesso più che mai ho voglia di fare e ho voglia di dimostrare tante cose. Wanderlust, io faccio un po' fatica a pronunciare questo nome, ma comunque diciamo che parte da un concetto estremamente importante, perché questa sindrome che colpisce il 20% della popolazione, che è questa volontà di evasione, l'incapacità forse di rimanere fermi pur essendo ancorati al proprio luogo di origine, essendo anche affezionati al luogo di origine. Come mai hai scelto proprio di intitolare tra l'altro un pezzo in un modo, fra virgolette, anche così difficile? Perché intanto Wanderlust per me ha un significato incredibile, ho conosciuto questa parola circa 5 anni fa, abbiamo esteso il significato da sindrome del viaggiatore a proprio un mondo a parte, un paese delle meraviglie dove finisci quando ascolti musica, dipingi o fai qualcosa di creativo che ti fa evadere la realtà. Sono molto legato a questo significato, è una cosa che mi porto dietro da un bel po'. Quindi abbiamo creato questo mondo parallelo dove è tutto sereno, tranquillo e quindi mi piace proprio questo significato, questa parola. Senti, ma quanto questo conta anche la tua ricerca, fra virgolette, di parole, anche di questo tipo di sindrome, con quella tua volontà di diventare medico che avevi qualche tempo fa e della quale appunto leggevo tempo fa? Ah, guarda, io non faccio l'università qui a Milano. Non so cosa farò della mia vita, se mi dici dove ti vedi tra 10 anni non lo so, ma dove spero di vedermi tra 10 anni felice,
Cioè, qualunque cosa io faccia, musica, medicina, economia, pittore o cosa sarà, mi basta essere felice. Tornando a Cin Cin, quale credi che sia stata la chiave del successo di questo brano? Credo il fatto che... ok, forse l'originalità è uno dei pochi pezzi estivi che non rispecchia, cioè non segue dei modelli Dei canoni, sì. che fanno andare i pezzi estivi, non c'è un ritmo reggaeton, non c'è la terza strofa, il ritornello. E poi anche perché era qualcosa di nuovo, soprattutto il video secondo me ha fatto tantissimo. La nostra forza è stata essere originali e soprattutto un nome nuovo. La gente poi premia sempre la novità. Io credo che in questo caso abbia contato molto anche la spontaneità, che il pubblico comunque sia riuscito a cogliere la tua spontaneità. Sì, ma in realtà ogni canzone risulta spontanea. Cioè, io per ora non ho mai scritto un pezzo forzato. Spero che non arrivi mai quel giorno. Il tutto è partito comunque dal web, anche se non puoi e non sei e non sarai mai considerato comunque un fenomeno essenzialmente social. Anche perché comunque la musica, e obiettivamente tu lo hai dimostrato, è un disco di platino, è un disco di platino, quindi... No, ma capisco anche che mi dà del fenomeno social. Io ho sentito le nuove canzoni e sono a posto con me stesso, perché poi quando tutti ti dicono qualcosa e dici sei questo, sei questo, sei questo, anche tu inizi a pensare di esserlo. Però abbiamo fatto musica in totale serenità, abbiamo scritto tutta l'estate, facevamo una canzone al giorno. Il tempo dirà se ho ragione o meno. Beh, diciamo che quello che colpisce anche di questo tuo tipo di percorso, pur essendo un percorso comunque giovane, è anche il fatto che hai voluto, fra virgolette, pulire anche la tua immagine artistica, eliminando anche alcuni pezzi, fra virgolette, storici diciamo, dei tuoi No, esordi. semplicemente non mi rispecchiavano più. Ho fatto una scelta musicale, una scelta coerente. Mi basta questo. Da adesso si inizia a costruire. Considero Cin Cin un po' l'inizio di tutto. Non rinnego i pezzi prima, sia chiaro. Fanno parte di me, saranno sempre parte di me. Però ho deciso di prendere una certa direzione e spero che questa cosa mi premi. Beh sì, decisamente sì, anche perché comunque, a parte i complimenti di Fedez, diciamo che però sei arrivato anche negli States con... Ah sì, il mio cantante preferito che è Macklemore ha condiviso una delle mie canzoni. È stata una delle esperienze più folli della mia vita, non so definirla in modo diverso, davvero. La tua origine genovese, quanto può aver contato anche nella tua formazione musicale? Perché sappiamo che oltre alla scuola cantautorale c'è anche una scuola rap genovese molto forte. Quanto può aver contato e quanto può aver inciso anche nella tua formazione, nel tuo percorso artistico? Beh, intanto a Genova c'è proprio il cosiddetto orgoglio genovese, quindi tutti i genovesi quando cresci per forza ascolti De André, ascolti determinati artisti e soprattutto l'esplosione di Izzy, Tedua, quella che è la nuova scena genovese, ha dato molta forza a noi ragazzi, ci ha dato la forza di dire qualcosa. Credo che più che i cantautori o gli artisti sia proprio Genova, l'aria che si respira è... Le bellezze che ha, nel senso che è pieno di posti dove puoi stare da solo e parlare con la natura. E questa cosa qui premia tanto. Proprio l'aria che si respira è un'aria diversa. Infatti, io quando torno a Genova sento proprio che sono a casa in un altro posto. Molto bene, e d'ora in poi quale sarà poi il tuo progetto dopo l'11 di ottobre? Abbiamo tantissime cose in ballo. Abbiamo, per esempio, il nuovo progetto viene fatto con un'associazione, la Fondazione dell'Albero della Vita. Abbiamo chiesto ai bambini di una comunità, di disegnare qualunque cosa gli venisse in mente ascoltando la nuova canzone in anteprima. E da quei disegni abbiamo scritto il nuovo video musicale. Sono molto contento di questa esperienza perché, come ti ho già detto, Wanderlust proprio parte dai bambini. Abbiamo scelto la Fondazione Albero della Vita perché ci sembrava una delle realtà più belle a difesa dei bambini, anche meno fortunati, e abbiamo deciso che il 100% dei nostri proventi Spotify vanno a loro. Quindi diciamo che partiamo con dei solidi ideali. Decisamente sì, anche perché proprio la volontà è quella proprio di farsi sentire, bene o male dalle tue parole emerge e traspare questa tua volontà forte, forte, forte. Ti faccio i complimenti perché non è così Grazie scontato. mille. Grazie. Grazie mille, ti auguro buona musica e a questo punto a presto. A presto.